Abbiamo parlato sinora di YouTube e quindi di come accedere attraverso questo formidabile mezzo alla possibilità di comunicare con tutti. È la stessa cosa che fa la nostra Sonia Peronaci con Giallo Zafferano. Allora noi andiamo con Cielo in cucina. Oggi prepariamo un secondo piatto tipico meneghino famoso in tutto il mondo. È la costoletta alla milanese. La costoletta alla milanese è fatta con carne di vitello derivata dalla lombata, quindi ha l'osso, e deve essere alta almeno 3 cm. Sulla cottura poi non si transige, deve essere assolutamente fritta nel burro. Vediamo quindi insieme gli ingredienti che ci occorrono. 2 uova medie, 200 g di burro, 200 g di pan grattato, 4 costolette di vitello del peso circa di 300 g l'una e del sale. Prepariamo quindi insieme la costoletta alla milanese. Passiamo quindi alla preparazione della costoletta. Come vedete qui ne ho una. La carne dovrebbe essere alta quanto l'osso. C'è anche chi ama batterla leggermente, ma questo diciamo è una questione di gusti. Ora togliamo queste ossa laterali per evitare appunto che vadano in bocca tagliandoli con la carne, e poi passiamo alla panatura. Quindi mettiamo la costoletta all'interno dell'uovo, da entrambi i lati ovviamente. Stiamo attenti a coprire bene tutta la superficie, sia con l'uovo sia col pan grattato. Ecco qua. Ora ho messo del burro, la metà del burro, in una padella e come vedete sta sfrigolando, sta spumeggiando. Quando diventa color nocciola possiamo mettere all'interno le costolette e cuocerle per non più di 4 minuti per lato, perché all'interno la costoletta dovrebbe rimanere rosata. Il fuoco non dovrà essere molto alto una volta che appunto mettiamo all'interno della padella la costoletta, altrimenti il burro si brucerà. Quindi la frittura delle costolette può essere effettuata anche col burro chiarificato. Naturalmente, se non volete usare il burro chiarificato, potete anche optare per metà burro e metà olio, anche se la ricetta originale non lo prevede. Una volta fritte tutte le costolette, potete salarle. In più, per dare un tocco di raffinatezza al piatto, potete avvolgere l'osso con della carta stagnola, in modo che se i vostri ospiti decideranno di spolparlo, non si sporcheranno le mani. Da Sonia Giallo Zafferano un saluto e alla prossima videoricetta!